E benvenuti in questa nuova gameplay da parte di Luigi Pocio su questo giochino, giochetto, giocone. E niente, questa gameplay sarà una serie di gameplay su Minecraft. Non si sa se durante la gameplay ci saranno collaborazioni con vari utenti, questo non ve lo so dire, ma comunque ora la inizio da solo. E niente, qui abbiamo due mondi e ora ne creiamo un altro. Bene, mettiamo. Perfetto. Spero si senta abbastanza bene dato che sto registrando in un orario veramente assurdo. Allora. Niente, genera strutture on, tipo di mondo normale. Ok. Ricreiamo questo nuovo mondo. FPS davvero sono pessimi, quindi non vi aspettate un gameplay fluidissimo, ma spero solo che non scatti veramente in un modo assurdo. Sembra che vada super giù ai 15 fps, quindi possiamo. Siamo capitati nella giungla. Bene, lì c'è subito una pecora, quindi la andiamo a prendere. Aspettate che abbasso un po' il volume. Il computer, perfetto, andiamo. Questo gameplay sarà un gameplay, un tipo gameplay guida che mostrerò tutto ciò che si può fare in Minecraft. Una mia avventura personale. Questo gioco, dato che non l'ho mai. Cioè, non è che non l'ho mai provato, però non sono mai andato a fondo a scoprire le cose di questo gioco. Mi sono sempre limitato a costruirmi una casa, l'armatura, eccetera. Invece, in questa gameplay cercheremo di fare tutto. Abbastanza difficile come cosa, ma cercheremo di farla. Dato che io non sono un esperto di questo gioco. E niente. Come prima cosa sto uccidendo un po' di polli perché fa sempre bene avere del cibo appresso. E niente. Penso che possiamo. Sì, sto registrando con Dixtory e non registro neanche con il mio computer personale perché veramente esploderebbe solo a pensare di aprire Dixtory. Vediamo un po'. Mi servirebbe un'altra pecora proprio per. Ne sento una, eccole qui. Ecco, se sentite il rumore di sottofondo è una ventola, ma non vi preoccupate. Non dovrebbe dare tanto fastidio se si sente. Ecco qui. Abbiamo preso il necessario. Proviamo a. Ora. Beh, no, proviamo. Andiamo subito a prendere gli alberi. Cioè, a prendere il legno, scusate. Allora. Gli alberi sono una delle cose più fondamentali del gioco, tra cui i vari minerali, c'è cioè la pietra. Sono veramente indispensabili per crearsi la propria vita in Minecraft. Ripeto, spero solo che si veda e si senta, non dico in una qualità veramente eccezionale, ma spero si senta perlomeno e si veda perlomeno bene. Dicevo, sto registrando con Dixtory in una qualità abbastanza discreta, ho fatto già varie prove. E se sentite la voce un po' bassa è colpa dell'orario in cui registro la gameplay, dato che, ripeto, il computer non è mio, cioè è della mia famiglia ma non è mio.
quindi durante la giornata non posso utilizzarlo. E niente. Andiamo a prendere anche questo po' di legno. Il legno è una delle cose più fondamentali, ripeto, del gioco, perché senza legno all'inizio non possiamo fare niente, assolutamente. Penso che per ora di legno abbiamo preso a sufficienza. Arriviamo a 30. Eccoci qua. No, questo è inutile che rompiamo il legno della giungla dell'albero grande. Rompiamo questo. Questa è la versione 1.1, no, 1.2.5, quindi l'ultima rilasciata finora di Minecraft. Vabbè, prendiamo anche questo, giusto, dato che ci siamo. Dove sto rompendo non lo so. Niente, finito così, penso che vada bene. Basta. Ok, lavoriamo quasi tutto il nostro legno, rimaniamoci giusto qualche pezzo. Anzi, facciamo 5 pezzi, dai. E poi lavoriamoci tutto il legno. Bene. Ora direi di farci un tavolo da lavoro. Ecco. E farci un tavolo da lavoro e farci subito l'essenziale. Ok, facciamoci gli stick. Anche se, ecco qui, non ce ne serviranno molti per ora, che ci faremo giusto un... Sbagliato. Ci faremo giusto un piccone. E ci faremo anche un'ascia. Se non sbaglio. Non funziona molto bene il mouse. Cercherò di cambiarlo il più presto possibile. Il più presto possibile. E poi facciamo una spada. Esatto, ecco, perfetto. E per ora siamo a posto. Ecco qui, possiamo andarci. Prendiamoci il tavolo da lavoro perché veramente non dobbiamo buttare via niente e direi di uscire dalla giungla. Perché ora dobbiamo andarci a cercare un posto per... Aia. Vediamo che difficoltà sto giocando. Pacifica, no, facile. Non metto una difficoltà estrema perché veramente ho già ribadito più e più volte che sono un novellino. E preferisco non complicarmi la vita. Sembra che regga il gioco. Spero che riuscirò a completare questo gameplay, che sarà veramente abbastanza lunga, dato che cercherò, ripeto, di fare tutto quello che è possibile fare in Minecraft. O perlomeno quasi tutto, perché poi se nelle versioni successive usciranno altre cose, io avrò già completato la mia gameplay, di certo non mi metterò a fare altre gameplay. E come potete vedere c'è molta nebbia perché ho messo la distanza corta. Non minima, ma corta, perché per avere un gameplay abbastanza fluido, scusate, ho cercato di diminuire le prestazioni del gioco. Deserto, ottimo. Ovviamente il deserto è una delle cose... Oddio, sta diventando notte, penso che dobbiamo... No, pressione mia. Ragazzi, scusate un attimo, ma proviamo a... Ecco, penso che non laghi. Spero che non laghi. Così
possiamo vedere quando è notte. Effettivamente è quasi notte, quindi direi di dormire il più presto possibile, farci una casa, una grotta, qualcosa per dormire. Cercherò di prendere un po' di pietra, sempre utile la pietra. Ok, cercheremo di dormire ora. Sto registrando già da 10 minuti e cercheremo appunto di dormire. Quindi inseriamo il tavolo da lavoro a terra, costruiamoci il letto. Ecco a cosa serviva la lana che abbiamo raccolto all'inizio. Dormire solo di notte. La nostra missione è compiuta, aspettiamo quindi che si fa notte. Intanto prendiamo un po' di pietra. Infatti, prendiamo un po' di pietra così ci facciamo anche il carbone. Mettiamo il tavolo da lavoro qui, poi raccogliamo la pietra e facciamo. Ecco qui. Veramente faccio schifo. Perfetto, mettiamo questo qui a cuocere e poi chiudiamo di sabbia qui. Veramente, ecco qui, perfetto, stick, ci facciamo quattro torce, ce le mettiamo in mano. Arenaria e sabbia, perfetto. Inseriamo questo qui e dormiamo. Questo letto è occupato, ovvio. Bene, bene. Abbiamo anche un pollo da cuocere. Aspetterò che il legno finisca di cuocersi per inserirci il pollo. Perfetto. E niente, aspettiamo che si finisca di fare. Dobbiamo cercare un luogo molto popolato da animali. Eccoci qua, possiamo prenderci questo polletto e ci prendiamo anche la torcia. Possiamo andarcene. Ok, vediamo questo. Stiamo a posto. Cerchiamo di andare verso quella parte. Intanto mangio perché. Vi consiglio assolutamente di non mangiare pollo crudo e neanche carne cruda, perché è come se sprecate carne, perché effettivamente può darvi molto di più. Se la cuocete o cucinate come volete voi. Dicevo, dobbiamo andare alla ricerca di una casa. Effettivamente è molto difficile. Ricercare qualche posto molto popolato da, non lo so, da galline, maiali. Qui sicuramente aia. Una mucca, prendiamola la mucca non si può mai sapere. Fai il regalo, ti esce. Ecco qui. Abbiamo avuto un pezzo di pelle e un pezzo di carne.
lupo. Ricordate di non attaccare mai i lupi, mai. Perché veramente sarebbe un casino poi liberarsi da un branco di lupi. Ecco qui. Oh. Ecco, un lupo sopra l'albero. Basta, siamo abbastanza pieni di cibo. Lupi, lupi, lupi. Non attacchiamo i lupi, ricordiamo. Vorrei anche trovare qualche posto, non dico pieno di caverne, ma almeno di grotte. Cioè, di montagne più che altro. Se trovate animali sulla vostra strada di ricerca a casa, consiglio di pestarli tutti, perché possono sempre servire. Se all'improvviso vi ritrovate un buon posto, ma è poco popolato da animali, possiamo ricorrere alle cose che abbiamo distrutto poco prima. Lì c'è una pecora, le pecore. Un pozzetto di lava, ottimo. Veramente fastidiosa questa lava. Proviamo ad andare in acqua. Andiamo verso di lì perché mi sento che di lì c'è qualcosa che può assolutamente piacerci. Qui ad esempio è popolato da pecore. Veramente, se ci costruiamo una casa qui, se ci serve una pecora, sappiamo dove trovarla. E uffa. Altra sabbia. E abbiamo abbastanza di sabbia. Anche perché non serve a quasi niente la sabbia. Potrà servire per TNT oppure come si chiama? Il vetro. Veramente possiamo assolutamente farne a meno. Prendiamo anche un po' di canne di bambù, perché possono servire. E andiamo di lì. Per ora non abbiamo incontrato assolutamente nessuna difficoltà e neanche nessuna buona postazione. E su per giù, passata metà giornata. Tra poco stoppo il video perché veramente non riesco a trovare nulla. E siamo quasi a 20 minuti. Non sono pochi, non sono pochi. Vedete, corriamo, ma sì, dai, non arriveremo mai. Vero, possiamo perdere molta più vita correndo, però mi sto iniziando a innervosire. Sto trovando tutti i posti strani, ma non troviamo neanche un posto dove possiamo farci la nostra casetta. Oddio, cos'è quello? Questa sì che è una bella novità, non l'avevo mai trovato. Proviamo a distruggerlo. Personalmente non... Ah, è un pozzo. Semplicissimo pozzo. Acqua infinita in pratica. Semplicissimo pozzo. Ovviamente stiamo nel deserto. Secondo me potremmo trovare qualcosa andando in quella direzione. Ma penso che... Oddio, che fa? Cambia da solo.
penso che il video si possa concludere qui. Nel prossimo video andremo in quella direzione. E ovviamente non scappate, perché arriveranno tanti altri video, soprattutto su Minecraft, perché ho deciso di iniziare questa serie. Se qualcuno sa il modo di trovare, oddio, lag. Se qualcuno sa il modo di trovare facilmente i maiali o le galline, mi contatti che ne parliamo. E niente. Ragazzi, che ne dite se la casa ce la facciamo qui? Allora facciamo una cosa. Uccidiamo questa mucca. La mucca. Madonna mia, due mucche. Ecco qui. Diciamo che è morta la mucca. Infatti è morta. Ok, è morta anche la spada. Ragazzi, nella prossima puntata ci faremo la casa qui. E alla prossima. Ciao a tutti.